Marco Biancheri. Sembra un po' una storia d'altri tempi, però oggi circa una trentina di famiglie avranno l'acqua in casa. È una novità importante, una novità storica per questa frazione di Sanremo. Sì, è un momento importante al quale ci eravamo presi un impegno, soprattutto con i residenti qua della zona, di quello di riportare entro l'anno l'acqua al Suseneo. È stato fatto, voglio dire, un investimento di circa 90.000 euro, un grande lavoro da parte anche della MAIE, ma soprattutto un merito da parte di tutta l'amministrazione. Ci credevamo, abbiamo preso un impegno, l'abbiamo mantenuto e oggi siamo qua a festeggiare insieme a tutti e soprattutto, voglio dire, a mettere un tassello in più. E questo per me è un grande motivo di soddisfazione. A volte parliamo di grandi progetti, ma vi posso assicurare che anche queste cose danno enorme, sono molto contento e orgoglioso oggi. Per queste famiglie è un momento storico, che cosa le hanno detto? Qual è forse una frase o un complimento che le ha fatto particolarmente piacere? Ma il fatto già di aver loro organizzato, di aver chiesto proprio la nostra presenza qua sul posto e quello soprattutto di aver inviato già dal primo giorno tutte le foto, messaggi e vicinanza, perché voglio dire, perché non ci credevano, ecco, era da tanti anni che lo aspettavano e voglio dire anche piccoli gesti e soprattutto anche quando mi hanno chiamato apposta per ringraziarmi, ecco, durante le feste natalizie. Oggi è un giorno felice per il Consorzio Rurale di San Giacomo, che nel giro di 10 anni siamo riusciti ad avere il ponte nuovo sul torrente San Francesco e oggi il servizio di acquedotto che parte da San Michele e dà agli abitanti della parte alta del Suseneo Superiore di avere l'acqua potabile nelle loro case che prima non avevano. Grazie. Prima come facevate nella vita di tutti i giorni? Prima, fino a ieri, c'era diciamo, l'utilizzo di alcune fonti nei pressi del torrente San Francesco che con una lunga canalizzazione portava l'acqua alle abitazioni, ma non tutto l'anno perché d'estate il torrente va in secca. E questo era il grosso problema, per cui si dovevano andare a prendere l'acqua da bere o da lavare comprandola nei contenitori di plastica. Finalmente, grazie all'aiuto del sindaco Biancheri e della MAIE che ha fatto i lavori, siamo riusciti ad accontentare una trentina di famiglie del consorzio, più altri che usufruiranno di questo servizio nella vallata del Suseneo inferiore. È un giorno fantastico, con l'acqua potabile che non la prendiamo più da una sorgente del torrente di San Francesco. Oggi non ci sono parole, grazie al sindaco, ai consiglieri e alla MAIE. Un traguardo, come posso dire, Mario? Epico, Epico. un grande traguardo, grazie a questa amministrazione, grazie all'interessamento del sindaco Biancheri, grazie alla MAIE. E grazie a tutti, finalmente siamo riusciti, dopo mai avuto acqua, a non prendere più l'acqua nel torrente, finalmente abbiamo acqua potabile anche noi dove possiamo bere, far da mangiare e non più con acqua minerale, ma con acqua buona, acqua potabile della MAIE. Grazie a tutti. Ecco, una curiosità, com'era la vostra vita prima? Cioè, come facevate le faccende di tutti i giorni, quelle che per tutti sono normali, aprire il rubinetto e usare l'acqua? Come facevate? Niente, facevamo che una volta alla settimana, una volta al mese, andavamo al torrente a prenderci l'acqua, come 800 anni fa. Esatto, è depurarla. Depurarla con dei depuratori, delle lampade ultraviolette per tenerla al massimo pulita. Della potabilità, Della cercare potabilità. di renderla Non potabile era al una bella massimo. vita, farà di Giuseppe dove ci ha aiutato anche tantissimo, lo stressavo tanto per darci una mano e ci ha dato una mano lui, grazie anche al sindaco e anche alla MAIE, Un perché grazie a tutti, una un grande grazie a tutti, vittoria. un gran traguardo. Ecco, un'ultima domanda. Avete mai pensato di andare via? O qualcuno l'ha mai fatto? L'ha mai pensato? Sì, Dice me ne vado, non posso più stare in una basta, situazione basta, non così. ce l'ho più voglia. Ecco, quello sì. E io ero uno dei primi che se entro il 2017 non arrivava l'acqua, avevamo intenzione con mia moglie di vendere la casa e trasferirsi al centro, come delle persone normali, almeno vivere normalmente.